Questa settimana ci ritroviamo al circo sul ghiaccio di Mosca per presentarvi un'interessante variante di uno dei più classici numeri del circo, il giocoliere. L'arte dei giocolieri esisteva già molto tempo prima della nascita del circo moderno, avvenuta grazie all'inglese Astley nel 1768. Già nelle fiere, nelle sagre del Medioevo, esistevano i giocolieri che si esibivano accanto a menestrelli e buffoni. Si può quindi dire che il giocoliere è una delle specialità circensi più antiche. In questo secolo i giocolieri si sono sbizzarriti per offrire agli spettatori numeri non solo sempre più difficili, ma anche sempre più originali, andando continuamente alla ricerca di idee e novità. Questa versione di giocolieri pattinatori, presentataci dalla troupe di Sergei Lysenkov, è molto interessante, in quanto le possibilità di movimenti offerte dalla pista di ghiaccio non sono uguali a quelle di nessun'altra. E Lysenkov ha saputo creare degli esercizi e delle coreografie impossibili da eseguire su di una pista tradizionale. Alcuni passaggi poi sono anche tecnicamente molto complicati, in quanto deve esistere non solo un'assoluta padronanza di movimenti del singolo artista, ma anche una perfetta sincronia fra lanci e posizioni di tutti i componenti del gruppo. Questi numeri sono una dimostrazione di come il circo riesce ad evolversi in molteplici direzioni, addirittura modificando il suolo sul quale esibirsi, conservando comunque tutto il suo antico fascino. Si è così conclusa l'attrazione di Sergei Lysenkov. Bravi!